Buongiorno cari amici, oggi è il 1 febbraio 2018 e questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Biotestamento, attivi gli sportelli per la consegna delle disposizioni sul fine vita. Cappato dice poche conoscenze negli uffici. La legge diventa applicativa e prevede la creazione dei registri comunali dove ogni persona può depositare la dichiarazione sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o esprimere chiaramente la propria opinione. In alcune città però la situazione è ancora poco chiara. Come fare per consegnare le disposizioni anticipate di trattamento? C'è un interessantissimo articolo sul fattoquotidiano.it su questo argomento. Firenze, Nardella disse tranvia pronta entro il 14 febbraio 2018, scommetto una cena e ora i fiorentini la pretendono. Il sindaco lanciò la scommessa ai fiorentini in un'intervista a Il Reporter, un magazine cittadino. La scadenza è praticamente arrivata e la città è ancora piena di cantieri. Così è nato un gruppo su Facebook per organizzare la serata. Pronto anche il menù. Un fake evento che pare stia diventando Nardella e assessori, insomma. Ora però c'è la proposta ragionevole di contrappasso. Paghi un pacco spesa a 100 pensionati minimi. E questo è più giusto, mi sembra. Esami maturità 2018, le materie della seconda prova. Versione di greco per il classico e matematica per lo scientifico. Scienze umane per il liceo delle scienze umane, economia aziendale per l'indirizzo di amministrazione, finanze e marketing degli istituti tecnici e scienze e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli istituti professionali. Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della maturità di quest'anno 2018. Belluno, lettere minatorie e caramelle con gli spilli davanti all'asilo, caccia al mitomane erostrato, che sempre si faccia chiamare così, non lo so. Da mesi l'uomo agisce tra i comuni di Cesio Maggiore e Santa Giustina. Incendi, raid dei cimiteri, lettere farneticanti e ora anche le minacce nei confronti dei bambini. La procura indaga per estorsione aggravata. Ema ad Amsterdam, poche case in città e non ci sono posti nelle scuole per i figli dei dipendenti. No a corsie preferenziali, hanno detto. L'assessore alle attività produttive del comune Udo Koch ha ammesso che non tutti i dipendenti dell'agenzia probabilmente troveranno alloggio e ha spiegato che bisogna guardare oltre, a comuni limitrofi quali Almere, Zandam, Alkmaar, o addirittura fino a L'Aia e Rotterdam, che distano rispettivamente 36 km e oltre i 50. Inoltre gli istituti internazionali non hanno spazio per i 500 bambini che arriveranno. Ma cosa succederà? Non si sa. Staremo a vedere. Cari amici, termina qui la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.